Trasporti e agitazioni, la CISL lancia lo sciopero intelligente. Al via anche nelle piazze di Como la raccolta firme promossa dal sindacato per una proposta di legge popolare che modifichi la legge 146/1990 sullo sciopero, correggendone i punti deboli. Il sindacato propone l'annullamento delle sovvenzioni pubbliche alle aziende dei trasporti nel giorno di sciopero, mentre per gli utenti sarebbe prevista la possibilità di viaggiare gratis nelle fasce di garanzia o di ottenere un rimborso della quota di abbonamento. L'obiettivo è duplice: da un lato ridurre il numero di scioperi e dall'altro coinvolgere i cittadini, o meglio gli utenti, alle prese con i disagi creati dalle agitazioni. Lo sciopero ovviamente crea disagi, però noi con questa alleanza che vorremmo, vorremmo dare comunque un riconoscimento anche all'utente. L'obiettivo è raggiungere 50.000 firme in tutta Italia. La raccolta delle sottoscrizioni è già partita anche a Como, nelle sedi sindacali. Il primo banchetto in città è in programma domani, 23 dicembre, in via Boldoni. Nel 2015, invece, la raccolta firme si terrà l'8 gennaio a Porta Torre, a Como.